Potrebbe essere un'ottima eventualità nel caso in cui venga veramente fatta. Così i genitori dei bambini iscritti all'asilo di Matrignano commentano la proposta emersa dall'incontro tra il deputato Marco Baldassarre e l'amministrazione comunale di Arezzo sull'eventualità di costruire un nuovo edificio nella stessa area della scuola. Restano numerosi i punti di domanda, a partire dal motivo per cui la questione sicurezza sia emersa ad iscrizioni già chiuse, privando le famiglie della possibilità di scegliere altre opzioni, fino alle tempistiche che un intervento radicale di ricostruzione potrebbe richiedere. Timori che i genitori presenteranno alla Giunta Ghinelli nell'incontro previsto per i primi di maggio. Ovviamente ci viene buttato fumo negli occhi perché viene continuato a ripetere questo fatto che la scuola è sicura ma non è a norma. Tantissime altre scuole della provincia, comunque tantissime altre scuole di Arezzo, se non la maggior parte, non sono adeguati a questo, per cui la nostra deve essere la prima. Per quale motivo? Nel senso, ci sono altri edifici molto più vecchi e sicuramente che hanno bisogno di una ristrutturazione in modo molto più rapido del nostro. Quello che voi supponete che alla base della vicenda ci sia una volontà generale dell'amministrazione di centralizzare le attività educative in alcuni plessi più grandi per chiudere e risparmiare su quelli periferici? Esatto, sicuramente la scuola della è un'ottima scuola, è una scuola che può essere un fiore all'occhiello per la nostra comunità, questo di sicuro, però è una scuola che è già congesta, che ha già un altissimo numero di bambini. I nostri bambini comunque sarebbero sistemati, almeno a quanto ci è stato detto, nelle ali della vecchia presidenza, che comunque hanno bisogno di dei fondi, di essere ristrutturati, per cui ecco, anche lì dovrebbero spenderci dei soldi. Il nostro timore è quello che una volta usciti dal plesso di Matrignano la storia finisca nel dimenticatoio.